esprimere il nostro voto favorevole a questa mozione, naturalmente avendolo anche sottoscritta, oltre a evidenziare quello che nel merito e a riguardo del porto di Livorno, l'importanza che ha questa figura, questo organismo dei Vigili del Fuoco, e che sono quelli che poi sempre per primi sono intervenuti anche nelle tragedie purtroppo della Moby Prince e ultima quella della Concordia. Non dimentichiamo che sono quella che rappresentano anche nell'immaginario collettivo, il Vigile del Fuoco, una figura di protezione, quella che dà la sicurezza a tutti i cittadini e quello che anche i bambini stessi quando vedono questa figura la vedono come un amico, a differenza alcune volte anche da quella che è l'uniforme che magari anche quella dovrebbe dare e la dà anche sicuramente sicurezza, ma il vigile del fuoco è più sentito dai bambini rispetto ad altre figure. Ma questo anche perché al Vigile del Fuoco, ed è qui che voglio andare a ulteriormente, come dire, sottolineare, enfatizzare questa figura, non parlando del merito di quella che è la situazione attuale di Livorno, che è di per sé abbastanza grave dopo questa decisione scellerata, oserei dire, è quella appunto che il vigile urbano è anche quello che salva il gattino che casca nella grondaia, ma è anche lo stesso che è il primo che parte la notte e con la carovana arriva a dare soccorso ai terremotati dei nostri villaggi più sperduti, come l'Aquila, come addirittura l'Irpinia. Quindi questa è una figura che dobbiamo preservare, che dobbiamo salvaguardare, a differenza di quello che sta succedendo ora. C'è un disegno, è un disegno che non voglio definire scellerato, ma è sicuramente un disegno pericoloso per questa figura, di smantellamento insieme anche a altre forze di controllo del territorio, voglio ricordare il Corpo Forestale dello Stato, tagliando loro le risorse, tagliando loro la possibilità di svolgere il loro lavoro, questa loro missione, perché di missione si parla, andando a sminuire la professionalità di queste figure, perché sono figure che operano da anni in questo settore, dopo aver seguito dei corsi di formazione, ma dei corsi di mantenimento di quella che è la loro formazione, la loro professionalità. A scapito di cosa? A scapito di altre, ben comunque importanti, enti, azioni che danno questo tipo di servizio, e che comunque vengono privilegiate rispetto agli stessi vigili del fuoco, che vengono fatti oggetto di sovvenzioni, di finanziamenti, di indirizzamento di risorse ben più congrue, che hanno a disposizione dei mezzi nuovissimi, che vengono dati in dotazione a degli anche inesperti rispetto ai vigili del fuoco. Dico inesperti perché hanno magari fatto dei corsi di qualche ora, di qualche giorno e non di mesi come lo stanno facendo e continuano a farlo quello dei vigili del fuoco, e capire perché c'è questo meccanismo. Forse, è anche questo un serbatoio di voti per la maggioranza, forse anche questo è un modo per riconoscere in quella che è una problematica, anziché un sistema di voto di scambio, io ti do qualcosa in cambio, poi ricordati di me quando devi andare a votare. Invece dobbiamo assolutamente, e naturalmente se vi distraete mentre parlo, voi capite che sto parlando di voto di scambio, drizzate le orecchie e venite un attimino a sentire cosa sto dicendo, senza fare un po' di, come dire, surf sui vari social. Ecco, beh, mi piace. Ripeto il concetto. Si fa questo, c'è un disegno nel quale viene data priorità a quelle che sono i finanziamenti, le risorse, a altre strutture che operano sul territorio in situazioni di emergenza, piuttosto che non ai vigili del fuoco. Si viene a trovare che delle squadre dei vigili del fuoco devono operare con dei mezzi quasi obsoleti, mancanti di una anche minima manutenzione, e quando abbiamo altre situazioni appunto, di squadre di soccorso che arrivano con l'ultimo pick-up dell'ultima generazione, guidata da un neopatentato che a malapena ha fatto i 6 ore di corso, andando invece a, come dire,
dover sopperire a quella che è l'impossibilità da parte dei Vigili del Fuoco, che ha, ripeto, alle spalle una professione che deriva da anni di esperienza, da formazione che è anni e anni che hanno sulle loro spalle, e quindi si preferisce dare questo tipo di attenzione a un serbatoio di voti che poi tornano indietro quando è il momento delle elezioni. Ma questo evidentemente ve ne state accorgendo anche voi, da quelli che ho sentito i discorsi del vostro capogruppo oggi qui in Consiglio e dallo stesso assessore Saccardi, vi state accorgendo anche voi che questo consenso viene a mancare. Ma questo è un discorso che non volevo fare in questo momento, ma è stato necessario per farvi capire un attimino anche dal vostro comportamento di quando stiamo intervenendo, e anche per rispetto dei vostri colleghi, non prestate attenzione. La figura, e concludo, del Vigile del Fuoco è una figura che viene vista anche dai bambini essere di protezione, come ho detto prima, sono i primi che arrivano a soccorrere le città, le nostre comunità terremotate, ma sono anche quelli che vanno a salvare il gattino dentro la grondaia. Vengono chiamati in ogni la pentola che brucia sul fuoco. Sto dicendo delle cose che non sono insignificanti, ma sono quelle che fanno parte della vita comunque quotidiana di tutti i nostri cittadini. Quindi è questo per confermare che è una figura, è un corpo che dobbiamo preservare, anzi dovremmo incentivare dando ancora più risorse di quelle che invece ora stiamo togliendo. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie Presidente.